Un'altra puntata di Bagar. In questa occasione abbiamo contattato un ragazzo, un giovane atleta promettente che ci aveva tenuto un po' in ansia qualche giorno fa. Per fortuna tutto sembra rientrato e le cose stanno andando bene, ma sentiamolo direttamente dalla sua voce e accogliamo con un saluto e un ringraziamento Nicolò Bonifazio. Nicolò, ciao e benvenuto ai microfoni di Bagar. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Allora, per prima cosa dovrai assolutamente tranquillizzarci. Com'è andata? Sei stato solerte nell'avvisarci, diciamo ci hai detto subito che grossi problemi non c'erano, però insomma l'importante è che non pregiudichi un inizio di stagione dove sei piuttosto attesa. Sì, mi sto allenando molto, qui a casa c'è stato sempre bel tempo, a parte qualche giorno che è venuto giù un po' di acqua, ma si tratta proprio di 2-3 giorni. E poi le strade erano un po' sporche, prendendo una discesa dietro una curva c'era un grosso buco e purtroppo i compagni davanti a me hanno frenato, io si vede che tra l'asfalto viscido e forse una disattenzione sono scivolato e mi sono procurato un colpo al ginocchio e delle abrasioni in giro per il corpo, ma fortunatamente niente di grave. Ma si era parlato anche di qualche punto di sutura? Sì, il ginocchio in pratica c'era un grosso buco e mi hanno dato 4 punti di sutura interni e 3 esterni, quindi però adesso ho recuperato bene, comunque sto pedalando. 2 ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore Specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su 2 ruote con Taddei. Tu provieni da quella terra e parli di che stavi pedalando, ti allenavi sul territorio della Riviera di Ponente, tanto caro al ciclismo primaverile che con Trofeo Leguiglia prima e poi Milano-Sanremo lancerà appunto 2 grandi appuntamenti di inizio stagione. Tu da dove vieni di preciso, Nicolò? Io abito in Imperia e mi stavo allenando proprio nella zona però un po' fuori sia Sanremo che Leguiglia, adesso Bordighera. Per capire a chi non è forse esperto dei luoghi, Bordighera è addirittura oltre Sanremo, quindi andando verso Ponente, verso il confine, quindi verso Ventimiglia, la Francia, dico bene? Sì, andando verso la Francia, perché purtroppo qua da noi c'è solo una strada per allenarsi, l'Aurelia, e se vai verso l'interno ci sono molte salite, e diciamo lungomare è una tratta che si fa spesso. Certo, poi tra l'altro tu o sei in procinto o sei già stanziale in quel di Monte Carlo, se non sbaglio. Sì, sono residente qui da gennaio e mi alleno comunque sulle stesse strade, però la partenza è diversa. Allora, riepiloghiamo. Tu quest'anno ti aspetta un anno importante, l'anno scorso eri atteso e francamente ha fatto una bellissima primavera, sei stato protagonista alla Milano-Sanremo. Com'è che è maturata l'idea di tentare un'avventura diversa, sia sempre poi in una formazione World Tour, così come era la Lampre, adesso è la Trek? Qualcosa non andava fra te e la Lampre? No, assolutamente. Quest'anno avevo comunque il mio spazio per crescere e questi 2 anni sono maturato molto. Sicuramente la Sanremo non era il preventivo di arrivare lì a giocarsi, però è stato un buon risultato per me e questa stagione comunque mi aspetto qualcosa di importante, sicuramente almeno di riuscire a fare qualche buon risultato nel corso World Tour che dove mi interessa. E beh, comunque l'appuntamento la Sanremo, quello è scontato. Fossetti Costruzioni, sinonimo di qualità ed efficienza al tuo fianco dalla progettazione alla messa in opera. Ristrutturazioni e nuove costruzioni. Tempi rapidi di realizzazione e consegna. Chiedi un preventivo o la disponibilità di nuove costruzioni in vendita.
www.fossettiCostruzioniSRL.com. Allora, procediamo con gradi, Nicolò. Partiamo subito da questo presupposto. Innanzitutto, la tua carta d'identità. Sono nato a Cuneo, 29/10/93, e mia mamma era residente lì, quindi non sono proprio cuneese, ma sono solo nato. Ho capito. E poi sono sempre stato residente di Ano Marina, in provincia di Imperia, che è quasi attaccato. Perfetto. A Imperia. Quindi classe 93. Diciamo che sono 90% ligure. 90% ligure, classe 93, vero? Classe 1993, sì, 22 anni compiuti a fine ottobre. A fine ottobre. Ecco, praticamente adesso tu sei alla corte di Luca Guercilena, ci sono compagni di squadra veramente il cui prestigio fa tremare i polsi, uno per tutti, Fabian Cancellara. Sì, sì, sicuramente lui è un atleta di grande spessore, basta leggere il suo palmarès, inizi alle 10 di sera, finisce a mezzanotte, dunque è un grande campione, ha dimostrato ogni anno di andare forte, quindi c'è da lui molto da imparare. E che ti ha detto Luca? Di non avere fretta? Ci sarà spazio anche per te? Raccontaci un po' qualche dettaglio, qualche retroscena. Per Luca intendiamo Luca Guercilena. Sì, sicuramente ci sarà lo spazio per crescere, e vediamo comunque di non affrettare troppo i tempi, perché comunque ho 22 anni e c'è ancora qualche anno per migliorare e richiedermi veramente le cose. Quello che viene comunque sicuramente si prende. Assolutamente. Nicolò, questo incidente di qualche giorno fa ha compromesso il tuo inizio di stagione? Dovevi partire anche te per l'Australia, per l'Argentina, o niente di fatto invece? No, dovevo partire per l'Australia, sono stato solo 2 giorni a riposo e comunque non ha causato niente nel cambiamento dei programmi e vediamo sicuramente di riuscire subito a partire forte laggiù a casa. Un paio di magliette? Infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze? Della mia bici! Il tuo debutto dove sarà? All'Herald, a Cadel Classic, a Melbourne, il 29 di gennaio. Poi ci sarà successivamente l'Herald Tour, Sun Tour, che è dall'1 al 7 gennaio. No, dall'1 al 7 febbraio. Sì, scusa, dall'1 al 7 febbraio, scusa, sì. E poi procedi e poi in Europa quando ritorni? Poi torno in Europa e dovrei correre a New Zealand e correre a Bruxelles Tour. Poi il programma è ancora da definire con la squadra, dovevamo ancora vedere un paio di cose. Ecco, né Parigi-Nizza e nemmeno Tirreno, può darsi una delle due? Dobbiamo ancora decidere bene, dipende come andrà l'inizio di stagione, ma sicuramente deve arrivare la corsa che mi farà arrivare più in forma verso marzo, aprile, questa corsa a tappe brevi che danno una grossa condizione. E per quanto riguarda le lunghe gare a tappe, hai già programmato qualcosa, giro, tour, vuelta? Ma in programma sicuramente quest'anno ci sarà un grande giro, però con l'andare della stagione anche lì non è niente di sicuro, decideremo in base ai risultati e poi vedremo, sicuramente comunque un grande giro in programma. Allora, per capire un po' meglio, no? All'interno della Trek c'è un altro atleta molto simpatico, molto sveglio, che diciamo i tifosi stanno aspettando, ma che un pizzico alla volta sta crescendo notevolmente. Mi riferisco a Fabio Felline. Ci sono attitudini da un punto di vista diciamo atletico, da un punto di vista tecnico, tra te e Fabio, o siete due corridori diversi? Questo facciamo per capire un po' quelle che sono le tue peculiarità. Sì, Fabio ci conoscevamo già da molto tempo, perché lui è torinese, correva per la Rostese
Piemonte, mentre avevano fatto un'affiliazione, io correvo per la Rossese Liguria e lui è di annata con mio fratello, quindi lo conosco molto bene fin da piccolo. È un corridore davvero forte, in salita si difende molto bene, forse meglio di me, e però siamo due corridori completamente diversi. Quest'anno ha dimostrato di andare veramente forte, soprattutto nella seconda parte del Belgio, dove per me sarebbe impossibile, perché non sono percorsi adatti a me. Io sono forse un pelo più veloce di lui e vado un pochino meno in salita. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Quindi, per dire, tu sei più da Fiandre, infatti l'hai un pochino anticipato, quelle semiclassiche che anticipano un po' Fiandre, Roubaix, Gambevelgen in Belgio, ti ritieni un po' più adatto? Sì, i corridori della prima parte del Belgio, solitamente la seconda parte del Belgio non riescono a farla, e qui della seconda parte del Belgio non vanno raramente forte nella prima parte del Belgio, è un po' un inseguirsi. E davanti a un volatone di gruppo, Bonifacio, si può intendere come una ruota veloce oppure prediligi i gruppi ristretti? No, sicuramente anche per i volatoni di gruppo io ci sono, solo che in questi due anni ho perso un po' l'occhio per le posizioni, perché avevo cercato di migliorare un po' in salita, ma perché vedevo che le volate erano davvero poche, le volte che arrivavo ero sempre troppo stanco, quindi ho deciso di concentrarmi un po' più sulla salita e sono migliorato molto. Infatti sono riuscito ad avere dei buoni risultati, però lo spunto veloce non l'ho mai perso, ho perso solo l'occhio per le posizioni e cogliere l'attimo giusto. Speriamo quest'anno di avere l'occasione di dimostrarlo. Dovrai lavorare anche per Nizzolo, troppe volte piazzato, dovrà dimostrare davvero, ma lo dimostrerà, ne sono sicuro, di essere un corridore vincente. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Sì, sono un grande velocista e sa arrangiarsi anche da solo, comunque nel World Tour ci vogliono le gambe per fare questi lavori qua, e sicuramente quest'anno lo vedremo davanti anche lui. Allora, per concludere, approfittiamo di te proprio come una sorta di Virginia in questa chiacchierata, soprattutto nel pianeta giovane. Ha detto classe 93 in Liguria, anche se è proprio del versante orientale, ha ottenuto una bella vittoria al Giro d'Italia a Davide Formolo. Ora, al di là, attitudini diverse rispetto alle tue, ma secondo te c'è effettivamente una nidiata di corridori italiani sui quali 22 anni, 23 anni, sui quali davvero c'è da attendersi una bella crescita e anche il nostro ciclismo poter crescere e risalire? Sì, allora per le gare a tappe qualche corridore buono c'è, e comunque i grossi corridori delle corse a tappe escono fuori dopo anni, perché ci vuole davvero tanto allenamento, certo, perché fare un grande giro è veramente duro. Invece per le corse in linea forse è un pochino più facile, ci si può anche azzardare se si hanno le gambe, e comunque dei buoni corridori ci sono, ci vuole solo un po' di tempo per aspettarli, che c'è cambio generazionale, un attimo per abituarsi, un paio di anni per capire come funziona ma il mondo ci del lavoro. Ma ti puoi anticipare qualche nome oltre a Bonifacio che c'è davvero da attendersi? In Italia? Sì. Ma in Italia, adesso pensandoci bene, sì, della mia annata c'è Bettiol, e poi c'è anche Moscone è passato e lui secondo me andrà bene, però della mia annata, più o meno della mia età, per le gare in linea penso non ci siano molti ragazzi. Sì, per le gare a tappa invece ci sono che vanno molto forti, c'è Formolo, Conti, e Villella anche comunque. Poi gli altri ragazzi escono sicuramente, Moscon di nuovo.
Insomma, possiamo stare tranquilli, dai, ci dici. Allora, un sogno del cassetto per quest'anno? Per sicuramente quest'anno. La Sanremo, sì, sì. La Sanremo? Quella. La Sanremo. Sì. A te personalmente sei di quelli che ti piace così o proporresti di renderla un pochino più dura per andare un pochino al di fuori dei 30, 40, 50 corridori sul rettilineo d'arrivo in via Roma? Ma corse dure in giro per il mondo ce n'è, si parte in Australia che sono le corse dure, si finisce ad ottobre che sono le corse dure classiche con un percorso misto così, non ce n'è, non si sa mai chi può vincere e non vedo perché bisogna cambiarla. Comunque la Pompeiana è davvero impegnativa e secondo me non andrebbe bene per una classica così, non bisognerebbe cambiarla. E secondo te, visto che sei di quelle parti, no? Tornare ad anticipare l'arrivo in corso Cavalotti, cioè dopo la discesa del Poggio, 900 metri, un chilometro e basta. Questo per premiare magari gli audaci che tentano sul Poggio, non sarebbe una soluzione prima di far sì che il gruppo poi possa rientrare sui più coraggiosi e quindi essere ormai definita una corsa per sprinter? Sì, una volta era un po' diverso. Diciamo che adesso il gruppo sale davvero molto forte, più o meno il tempo del Poggio è sui 6 minuti e una volta chi sprintava con 6 minuti aveva 20-30 secondi di vantaggio sui primi e arrivava giù in un gruppettino ristretto, 2-3 anche da solo per giocarsi la volata. Quest'anno, negli ultimi anni invece tutto inverso, se fai il Poggio in 6 minuti e 10 scollini in 60 persone e quindi l'arrivo giù, una volata di gruppo sicuramente, cambiando l'arrivo penso che il risultato sia lo stesso, a meno che qualcuno, proprio si tratta di una, forse due o tre sole, riescano a fare la differenza sul pezzo duro. Allora, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, ti facciamo tanti tanti in bocca al lupo, ci fa piacere sentire che ormai la botta di qualche giorno fa è smaltita. Ma visto che ci hai lasciato con tanti punti interrogativi su quello che sarà il tuo programma, poi torneremo ancora a disturbarti, previo la tua disponibilità, della quale comunque ti ringraziamo. Grazie davvero, Nicolò. Grazie, grazie a voi, non c'è problema.